professore che abbiamo invitato è Sandro Pignola, che insegna, leggo molto velocemente un suo breve profilo, insomma, è ordinario di filosofia politica all'Università di Padova, ma è anche visiting professor, non so, dei professori in un'università straniera, e precisamente l'Università Nazionale de San Martín di Buenos Aires, insomma si divide tra Italia e Argentina come docente, ma in realtà fa molto altro, perché è spesso invitato a tenere conferenze o seminari o partecipare a incontri di tavole rotonde in molte università europee e anche di fuori dall'Europa. È appena tornato dalla Cina, se non mi sbaglio, no? Insomma, un personaggio quindi di qualità che abbiamo invitato, ma quello che mi interessa dire è che non è solo un filosofo puro, come dire, accademico, per quanto sia ben inserito in quella che si usa chiamare accademia, è come si evince dai titoli, dalle attività che svolge, però per quello che ho capito leggendo, informandomi un po', il suo modo di intendere la filosofia è militante, possiamo definirlo così, cioè intende la filosofia non un puro confronto, una battaglia di teorie e di terminologie, ma come uno strumento per fronteggiare la realtà, capirla, interpretarla e agire, intervenire sulla realtà. Quindi in uno spirito che non è lontano, mi sembra, da quello che ispira, sempre ispira anche la nostra attività. E per questo sono contento di avere qui fra noi appunto Sandro Pignola. È uno studioso, si occupa di filosofia politica dell'8 e 900, in particolare è uno studioso di Michel Foucault, e tra le riviste a cui lui, del cui comitato politico, comitato di direzione, come si chiama, fa parte, c'è appunto anche materiali foucaultiani, oltre che filosofia politica dell'editore Mulino e politica e società sempre del Mulino. Va bene, non la faccio più lunga perché abbiamo poco tempo. Quello che abbiamo invitato a presentare è una riflessione, diciamo così, su, avete visto il titolo dell'iniziativa, Marx e 68 e l'eclissi della sinistra. Quest'anno ricorreva il 200° anniversario della nascita di Marx e il 50° anniversario del 68. Non abbiamo pensato di fare una celebrazione perché sarebbe anche abbastanza forse di cattivo gusto e comunque non molto in sintonia con l'atmosfera dei tempi, ma è più importante, ci sembra, invece riflettere, ragionare su qual è stata la parabola, no, di quelle che chiamiamo sinistre in tutto questo lungo periodo di 200 anni, no, che è passato tra 8 e 900. Quindi è questo, faccio notare che non abbiamo scritto morte della sinistra, cioè, speriamo che non sia così, non crediamo che sia così. L'intento è quello di capire che in realtà dietro queste difficoltà grosse della sinistra europea e anche mondiale, potremmo dire dell'Occidente, ci sta una crisi più profonda della democrazia, una crisi più profonda della politica in quanto tale. Sapete benissimo, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso una serie di incontri proprio sulla democrazia e le sue difficoltà. Ecco, questo discorso di oggi in qualche modo lo riprende, lo sviluppa e lo porta sul versante proprio specifico della sinistra. Tra l'altro oggi si parla anche di fine dell'opposizione sinistra-destra, destra-sinistra, cioè intendendo tutte le parti, non hanno più senso. Ecco, una delle cose su cui magari possiamo interpellare è anche questo. C'è ancora un senso? E se sì, quale? Va bene, basta. Cedo la parola e grazie ancora a voi. Va bene, io intanto ringrazio ovviamente dell'invito, non ho idee molto precise, cioè non avevo idee preventive su come organizzare il discorso, però sentendo l'introduzione credo di aver trovato forse una chiave d'accesso possibile a questo tipo di ragionamento che mi viene proposto di fare. Penso che parlerò fondamentalmente di Foucault, non tanto perché sia uno degli autori sui quali mi sono ultimamente soffermato, ma perché Foucault è stato, in particolare per il modo nel quale è stato recepito in Italia, anche, diciamo così, uno degli punti di snodo del dibattito possibile post-68esco su come si doveva fare lavoro filosofico e anche teoria politica. Per cui
tutto sommato posso prendere Foucault come filo conduttore di un ragionamento che poi cercherò anche nei limiti del possibile e del tempo di allargare più in là. Foucault è un autore che è tornato molto di moda negli ultimi anni, in particolare da quando alla fine degli anni 90 è iniziata tutta un'operazione di pubblicazione dei suoi scritti, delle sue conferenze, in quattro volumi che sono usciti in Francia, che li hanno raccolti, che permettevano quindi di avere una figura più a tutto tondo dell'autore stesso, ma soprattutto per la pubblicazione dei corsi che lui teneva al Collège de France e che ha tenuto per una quindicina d'anni, da partire dagli anni, dal 70 all'84, anno della sua morte, 1984, quindi parliamo di cose molto fresche e pressoché contemporanee. E un pezzo del suo successo, perlomeno tra coloro che lo hanno accolto come un autore con il quale confrontarsi, deriva in particolare dal conio che lui ha prodotto di due concetti che adesso circolano ovunque nel dibattito filosofico politico, non solo, che sono i concetti di biopotere e di biopolitica. E allora, un modo per affrontare un po' la vasta gamma di problemi che mi veniva proposta è proprio provare a cercare di capire due cose fondamentali. Primo, perché Foucault arriva a introdurre questi termini e poi che cosa vogliono dire, visto che appunto moltissimi autori del dibattito contemporaneo li hanno in qualche modo ripresi e riproblematizzati. C'è anche una data significativa, per questo sceglievo di partire da qui, no? Nel 1978, quindi ripeto, si parla di storia recentissima, l'anno che precede il mio ingresso all'università come studente, non si parla di 2000 anni fa, su una rivista di filosofia molto importante italiana, che è Out Out, esce un articolo iperpolemico di Massimo Cacciari che di fatto dice che Foucault e il suo amico Sodali, in realtà avevano un po' litigato in quel periodo, Gilles Deleuze, dovevano in qualche modo essere messi fuori dal dibattito filosofico-politico italiano perché erano considerati essere autori sospetti di troppa prossimità con i movimenti insurrezionali italiani di quegli anni. 78, se ricorderete, viene esattamente dopo il 77 e vedo che qui non ci sono giovanissimi, magari ricordano vagamente che cosa succedeva in quegli anni, no? È un interdetto, quello che Cacciari fa calare, ovviamente Cacciari per quegli anni era, come dire, no, uno dei intellettuali di riferimento per la politica culturale del Partito Comunista, fa calare un interdetto pesante contro Foucault e contro Deleuze, proprio perché in quegli anni il Partito Comunista si stava dotando di altri riferimenti intellettuali proprio nella fuoriuscita progressiva dal marxismo in senso classico. Sono gli anni nei quali, anche qui de me fabula narratur, a Padova, con la presenza di Cacciari tra gli altri, si tiene un convegno di studi estremamente importante che sdogana un autore tendenzialmente nazista perché ha fatto quel tipo di esperienza, che però è anche uno dei più grandi filosofi politici del Novecento, uno dei più grandi giuristi del Novecento, Carl Schmitt, che è autore di una teoria del potere nella quale il problema della sovranità viene ridotto al tema della decisione, e che il PC di fatto con quel convegno tende a sdoganare perché pensa di essere molto vicino a vincere le elezioni. Il problema del marxismo, del passaggio oltre Marx in quegli anni per il Partito Comunista e i suoi apparati culturali, è il fatto di dismettere un po' l'idea della lotta di classe e di dotarsi invece di una teoria dello Stato, visto che appunto pensano di essere molto vicini a vincere le elezioni e dunque a dover governare. E avere una teoria che gli permetta di definire il proprio del governo o mantenimento ed esecuzione del potere in termini di decisione, tutto di fuori, diciamo così, dei compromessi, in particolare agli anni del compromesso storico, eccetera, eccetera, sembra allora a loro una buona idea. Mettere fuori corso Foucault significava proprio negli anni nei quali Foucault introduceva il
concetti di biopotere e biopolitica, mettere fuori corso anche, appunto, giudicandoli rilevanti, questi stessi concetti, quelli appunto di biopotere e biopolitica. Si dà a quell'altezza, per dirla così, uno spartiacque evidente, insomma, no? Una parte della sinistra pensa che il problema è appunto prepararsi a vincere le elezioni, tenere il potere e cercare di fare un uso più o meno progressista del potere, ma in ogni caso avere la possibilità di decidere le politiche, in cui è riferimento alla scelta di Cacciari, di Trombi, di altri autori. Dall'altro invece una nuova sinistra, la sinistra che stava appunto uscendo sconfitta dal movimento del 77, che però pensa che quel tipo di ragionamento politico è in qualche modo perdente, perché stanno cambiando radicalmente i rapporti di produzione. Perché Foucault introduce i concetti di biopotere e di biopolitica? Che cosa significa biopotere e biopolitica? Foucault introduce i concetti di biopotere e di biopolitica non soltanto nei corsi al Collège de France del 77-78 e 78-79, ma anche in un volume che egli pubblica ancora vivente, perché invece i corsi del Collège de France vengono pubblicati inediti, che si chiama La volontà di sapere, in particolare nell'ultimo capitolo, e là mette a tema una questione che secondo me è decisiva, no? E cioè il fatto che se la politica per secoli si è vincolata alla morte, poi vi spiego in che senso, alla morte, è una thanatos politica, thanatos in greco è appunto la morte, occorre invece cominciare a pensare che da un certo punto in avanti la politica si è vincolata alla vita, di qui biopolitica e biopoteri, cambiando radicalmente oggetto e tecnologie esecutive. Che cosa significa che per molto tempo la politica è stata pensata a partire dalla morte? Fondamentalmente il fatto che la politica, in particolare lo Stato, si è sempre, per secoli perlomeno a partire dalla fondazione della politica moderna con Thomas Hobbes, si è vincolata al monopolio della violenza. Prendo una citazione che è quella che credo conosciate del sociologo tedesco Max Weber: il potere è fondamentalmente un potere in ultima istanza che per definizione detiene, qualora quel potere sia legittimo, il monopolio della violenza legittima, può mettere a morte con la pena di morte, può usare violenza quando qualcuno contraddice le leggi scatenando la polizia e picchiando la gente, può farlo legittimamente, e fondamentalmente appunto esprime un potere assoluto in ultima istanza, proprio perché è l'unico potere sulla terra titolare di questa prerogativa, il poter distruggere, il poter impedire, il poter punire chi alla legge in qualche modo si opponga, d'accordo? Perché vi dico che questo modello di politica vincolata alla morte è un modello che ha un precedente importantissimo nel Leviatano di Thomas Hobbes, 1651, no? Perché là, se uno lo ricorderà, Hobbes tematizza una situazione ipotetica nella quale uomini uguali, in possesso di uno stesso diritto alle cose, in assenza di leggi, confliggono, è la famosa guerra di tutti contro tutti, si comportano gli uni nei confronti degli altri come belva da preda, homini lupus, e pongono in essere un potere sovrano titolare di un diritto di spada in grado di fare le leggi che permetta di ordinare quelle relazioni e di tenere ciascuno al suo posto, d'accordo? Perché dico che qua il potere si vincola alla morte? Fondamentalmente perché la passione più prossima per quegli uomini che vivono in uno stato di natura comportandosi come lupi nei confronti di uni nei confronti degli altri, La passione più prossima è la paura, e fondamentalmente la paura di poter essere uccisi. In quello che Hobbes chiama lo stato di natura c'è questa precondizione, questa condizione prepolitica. Non esistono altre passioni che non siano la paura della morte
e una paura della morte che può essere in qualche modo sterilizzata soltanto se un potere supremo molto più potente di qualsiasi di uno qualsiasi di lui, di tutti loro assieme, sia in grado appunto di dare la morte a chi infranga quelle leggi che serviranno a tenere ciascuno al suo posto, facendo a questi lupi continuamente paura. E sto spiegandomi, è un dispositivo in qualche modo immunologico, no? Sapete come funziona un vaccino? Un vaccino è la sterilizzazione, non so dirvi, non sono immunologo, l'attenuazione, diciamo così, di un bacillo contagioso che viene iniettato in un corpo sano per poter in qualche modo evitare che quel bacillo produca la patogenesi che altrimenti la malattia che altrimenti produrrebbe. D'accordo? Che cosa si fa? Che cosa fa? Prende un pochino di quella paura che circola tra i lupi, la paura di potersi uccidere l'uno con l'altro, la attenua un pochino e la trasferisce in quel potere unico di far paura che un sovrano fanato politico in grado di mettere a morte i propri sudditi terrà innalzata sopra le relazioni che costituisce con quella spada della legge che viene sguainata per fare appunto paura a tutti, perché là dove ci sono le leggi si sa anche che chi infranga la legge può in qualche modo essere messo a morte. Siete fin qua, una storia molto tradizionale, no? Molto tradizionale. Vi faccio notare che c'è anche però una cosa significativa implicita in questo. Chi è colui che viene principalmente messo a morte nel dispositivo politico di Hobbes? Colui, no? Rispetto al quale quella spada guainata cala sempre a tagliare la testa. È fondamentalmente il ribelle. Il ribelle alla legge del sovrano, che non so se ci avete mai riflettuto, nella stessa semantica del nome che lo nomina, ha appunto il bellum. Il ribelle è colui che reintroduce il bellum omnium in omnes, che sfidando la legge rischia di reinserire la guerra di tutti contro tutti, perché renderebbe evanescente la legge, e dunque colui che in qualche modo, o lei, che rimetterebbe a rischio quelle relazioni che sono appena state conquistate. D'accordo? Cosa scrive Foucault in quel corso del 76? Cerco di essere ordinato. Carl Schmitt, l'autore rivalutato da Cacciari, non a caso definisce il concetto del politico nella distinzione fondamentale tra amico e nemico, e dice una cosa particolarmente rilevante: il ribelle, capite, è il nemico della legge di nuovo. Carl Schmitt dice che quando pensare alla politica significa pensare sempre a una relazione di inimicizia assoluta, nella quale, non come nelle nostre rivalità private, lui dice addirittura, guardate bene, in latino ci sono due modi diversi per dire il nemico, c'è cioè inimicus che è il nemico privato, il nostro vicino di condominio che ci dà fastidio, il rivale in amore, il concorrente è l'inimicus, ma il nemico politico è hostis, è proprio quel nemico straniero contro il quale si fa la guerra. E il concetto fondamentale di politica dunque è vincolato a una inimicizia radicale nella quale ne va della possibilità di uccidere o di essere uccisi. Vedete che Schmitt e Hobbes in qualche modo sono due grandi vettori della tanatopolitica, perché per entrambi la politica significa pacificare le relazioni mettendo al lavoro la morte. La morte come la possibilità di condannare a morte il ribelle, nel caso di Hobbes, la morte come quella possibilità di uccidere il nemico dentro Cacciavite. Siete fin qua? Nel 76 Foucault introduce invece il concetto di biopolitica e di biopotere. Non la tanatopolitica, non la politica vincolata alla morte, ma una politica che invece si vincola integralmente alla vita. Che si vincola alla vita fondamentalmente perché tutta una serie di procedure, processi, oggetti che prima sfuggivano all'attenzione politica vengono appunto politicizzati come oggetti di cura. Capite bene, credo, che un conto è far paura, un conto invece è prendersi cura, che un conto è vincolare la politica
alla morte e valutare positivamente la sovranità, un conto invece è pensare alla politica come un processo di cura, di amplificazione, di riproduzione e dunque non di distruttività delle relazioni alle quali il potere si applica. Ed è questo il cambio fondamentale. Foucault sta facendo la genealogia di una serie di dispositivi che progressivamente tra 8 e 900 vengono di fatto integrati al funzionamento dello Stato. Sono fondamentalmente tutti quegli oggetti che noi riferiamo al welfare, no? Le politiche della maternità, le politiche che per esempio tra 8 e 900 rendono obbligatorie le pensioni di invalidità, tutte quelle procedure che in qualche modo vanno a integrare politicamente un oggetto, cioè appunto la vita, trattandolo come il campo di espressione di un potere che fondamentalmente non distrugge, non impedisce, ma che al contrario si applica a rapporti che deve far crescere e moltiplicare, dei quali si deve prendere cura per poterli amplificare e farli moltiplicare, proprio secondo un dettato biblico, poi vi spiego perché. Prima però di entrare nel merito di questo, mi avete seguito sin qui? Lui dice, improvvisamente nelle scienze politiche tra 8 e 900 compare un oggetto nuovo che prima non c'era, nel quale ne vale la vita dei soggetti, e questo concetto nuovo che appare nelle scienze politiche è il principio di popolazione. Ora, potrei citare alcune delle cose molto complicate che cita Foucault, no, ma ne cito una banale che mi serve da esempio per ribadire le cose che dicevo poco fa. Nel 1796, se non ricordo male, esce un libro di un autore scozzese che diventa uno degli autori di riferimento dell'economia politica, che si chiama Robert Malthus, forse lo conoscete come Malthus, con il H in mezzo, che scrive un libro che si chiama An Essay on the Principle of Population, un saggio sul principio di popolazione, vedete che il concetto che appare esattamente questo, laddove egli pone una cosa notissima, come problema politico, il problema di governare la schisi, la differenza che si sta producendo tra la progressione aritmetica delle risorse e la progressione geometrica della popolazione. Detto in maniera molto banale, perché cerco di essere semplice, lui dice, sta diventando un problema politico il fatto che gli uomini si moltiplicano molto di più del grano o delle vivande che serve per la loro riproduzione. Riesco a spiegarmi? C'è una sproporzione crescente che giustifica e che fa capire come mai in questo fine del XVIII secolo si producano crisi, carestie, ci sia problemi di povertà, d'accordo? Dunque la popolazione, uno dei concetti di riferimento di Foucault, dunque una tecnica di governo che cerca di governare questi rapporti, questa serie complicata, applicando tecnologie di governo che per esempio per la prima volta, sempre in Malthus, tematizzano la necessità di politiche di controllo delle nascite, in particolare per le classi più povere. Capite? Non è un potere che proibisce o un potere che usa la morte, è un potere che si preoccupa della vita, che cerca di governare situazioni di crisi e che cerca di governare situazioni di crisi che si producono appunto sul terreno della crescita della popolazione. Siete fin qua. Detto così può sembrare molto astratto, la faccio ancora più semplice. Foucault di fatto si rende conto, e questo, come dire, ci tengo a dirlo perché mi rimanda poi al problema che chi mi ha introdotto ha provato a mettere al tema anche riguardo al tipo di lavoro che faccio io. Foucault lavora sempre sulla traccia della massima contemporaneità, non su problemi che riguardano il Settecento. Proprio del suo lavoro filosofico, la sua responsabilità intellettuale, quella sulla cui scia cerco di collocare il mio lavoro, è sempre quella di chiedersi che cosa sta cambiando e come possiamo posizionarci rispetto a questa cosa che sta cambiando. Mi spiego? Qual è il problema all'origine di questa trattazione foucaultiana dei due poteri e delle due politiche? Il fatto che, lui dice, è esattamente nella misura in cui
era solo un esempio quello di Pontus. Tutta una serie di politiche si preoccupano della vita della popolazione, e capite? Proprio per il fatto che si cominciano a occupare della vita della popolazione, cominciano a irretire la vita delle persone, cominciano a governarla in profondità, cominciano a impattare la vita dei sudditi o dei cittadini, non semplicemente per quelle fattispecie che sono penalmente perseguibili come capita in sovranità. Mi spiego? Cioè, appunto, la politica che ti proibisce di fare delle cose o che ti autorizza a farne altre nella forma di legge, ma una politica che si preoccupa degli stili di vita, dei consumi, delle scelte sessuali, delle politiche di profilassi, della tutela della maternità, ma per esempio senza, visto che oggi è la giornata di una di meno, senza per esempio che siano le donne a occuparsene, estendendo una rete di poteri paternali sull'intera vita. Ma la cosa che interessa Foucault, e per questo lui comincia a fare questo tipo di studi, è che proprio nel momento nel quale, 78-79, si occupa di queste cose, e in Volontà di Sapere già nel 76-77, proprio nel momento nel quale tutta una serie di dispositivi di potere si allarga sulla vita, la vita diventa la posta in gioco di battaglie che contrastano il potere esattamente su questo nuovo terreno di invasività. Sono le lotte delle donne, che, come dire, contestano questo controllo, che è un controllo biopolitico sulla loro vita, sulle loro scelte, sulla loro sessualità. Sono le lotte, come dire, dei movimenti insurrezionali in Italia e in Francia, che per esempio, come dire, pongono al centro il tema dei bisogni, no? Il rifiuto del lavoro, la possibilità di immaginare la propria vita altrimenti da come i dispositivi di formazione classica le avevano immaginata. Sono le lotte antinucleari, sempre in quegli anni, che assumono a problema fondamentalmente politico il problema delle condizioni, della qualità della vita, ambiente, sono appunto le lotte in particolare dei resistenti alle guerre del Vietnam, visto che si parlava anche del 68, di ciò che ne segue, negli Stati Uniti, quando di nuovo tutta una serie di traiettorie o di progettazione che il potere ha sulla vita dei soggetti vengono rovesciate contro di lui. Questa è la questione dell'impianto di ragionamento di Foucault. Mi spiego? Il problema mio adesso è, se mi avete seguito sin qui, perché Foucault poi come ragiona? C'è una cosa nuova, qualcosa che sta succedendo. Devo capire come si impianta questa nuova cosa, come comincia. E questo è il suo concetto di genealogia, motivo per il quale, come dire, per me Foucault è un modello, anche perché qualsiasi problema politico nuovo lo studia in prospettiva storica. C'è un momento nel quale determinate strategie o determinati cambiamenti degli assetti di potere iniziano, e se io riesco a capire quando essi iniziano, capisco anche probabilmente, o riesco a capire, qual è il vero oggetto, qual è la posta in gioco di questa modificazione. Riesco a spiegarmi? E lo faccio anche perché il compito dell'intellettuale, e questa è una cosa che io in qualche modo assumo in pieno, non è mai quella di dire agli altri quello che dovrebbero fare. Perché il filosofo, il grande intellettuale del mondo, Michel Foucault e Collège de France, è sempre interno a quello stesso campo di relazioni, perché fuori non c'è, dentro il quale questi assetti si modificano e rispetto ai quali al massimo possiamo prendere posizione. Adesso spiegarmi, perché per molto tempo si è pensato che il filosofo, l'intellettuale, sia una specie di osservatore dall'esterno delle cose, dotato per i motivi, per gli studi o perché ha gli occhiali particolari, della particolare capacità di visione che gli permette di vedere meglio degli altri cosa sta succedendo, e che sulla base di questo sarebbe anche dotato della possibilità di dire agli altri quello che dovrebbero fare. Non è questa la questione per Foucault. Per Foucault, e io condivido integralmente questa questione, il problema è cercare di studiare come si impiantano alcune problematiche politiche, cercare di capire là dove la politica in qualche modo si rinnova, e cercare, dal momento che appunto fuori non sei ma sei dentro anche tu, di prendere posizione.
con una citazione che io uso spessissimo. Foucault diceva appunto una cosa che modificava radicalmente il lavoro dell'intellettuale, quando diceva che la filosofia non è fatta per comprendere le cose, ma è fatta per prendere posizione. E questo mi sembra assolutamente rivelativo di una particolare etica del lavoro filosofico, perché pretendere di comprendere le cose significa sempre pensarsi in un altro quadro rispetto alle cose, invece ahimè ne siamo sempre dentro quel campo di relazione. Prima di procedere però una cosa ci tengo, perché voglio provare a spiegarvi perché Foucault utilizza questi concetti. Che cos'è il potere? Visto che appunto Foucault ha sempre definito il suo lavoro quello che è analitico del potere. Noi siamo abituati a pensare il potere come qualche cosa che qualcuno detiene, no? Il potere ce l'ha che qualcuno detiene, come qualcosa che si tiene in mano, insomma, no? Come la spada del sovrano di Hobbes. Mentre invece Foucault spiega che il problema è che il potere non è una cosa, e che il potere è un'istanza di pura circolazione che semplicemente ordina relazioni che però sono sempre multilaterali e revocabili. Detto così sembra molto astratto. Vi faccio un esempio. In questo momento qui sembrerebbe che il potere ce l'ho io, nel senso che io parlo e qualcuno mi ascolta. Nel momento stesso nel quale io uscissi di qui e andassi dal medico, quel potere che io sembravo avere in mano svanisce, perché se io vado a vedere un medico che ha i risultati della colonoscopia che mi ha praticato 3 giorni prima, vado lì tremante come un bambino sperando che non mi dica che ho un tumore al colon. O viceversa, domani mattina prende l'aereo la mia bambina di 4 anni da Buenos Aires, da lunedì il potere ce l'ha lei, perché io non potrò fare nulla del mio tempo, dal momento che appunto, come tutte piccole bambine, tiranna e pretenderà integralmente la mia dedizione, come giusto che sia. Capite? Potrei moltiplicare gli esempi incentrandomi sulla mia persona, non perché ci tenga particolarmente, perché è un'esperienza che facciamo quotidianamente tutti noi, e il problema di Foucault è proprio questa, è, come dire, mettersi a tracciare l'analitica del potere, provare a capirlo, provare a studiarlo, provare a prendere posizione contro il potere nella quotidianità, e nella quotidianità specifica di giochi di potere che sono differenti e che giocano ciascuno con le sue strategie. Per riprendere l'esempio che facevo un secondo fa, il ruolo del potere nella filosofia. Vedete che un fuori non c'è, perché in alcuni casi anche chi sta parlando sta in qualche modo esercitando il potere. Il potere nel gioco della medicina, scrive in Essence de la Clinique, il libro sulla nascita della clinica. Il potere apparentemente rovesciato, e che in realtà è un potere altrettanto dispotico e pesante di una bambina sul suo padre anziano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se il potere, capite, è un altro dei presupposti di Foucault, è qualcosa di così invisibile, di così immateriale, qualcosa che circola e che produce, non proibisce, produce le relazioni alle quali si applica. Se il potere è talmente prossimo a noi che spesso non ce ne diamo nemmeno conto che lo stiamo esercitando e come lo stiamo esercitando, riesco a spiegarvi? È evidente che serve qualcosa che quel potere lo visibilizzi per poterlo, perché noi possiamo studiare. E in un testo famoso Foucault dice che quel qualcosa che visibilizza i rapporti di potere, e che dunque viene prima del potere, è qualcosa che il potere cerca sempre di catturare, è la resistenza. Tu sai che c'è un potere soltanto laddove qualcosa gli resiste, e che ovviamente gli resiste su quel piano che rende quel potere il potere specifico che cerca di domare quella particolare resistenza. Mi avete seguito? Allora perché Foucault introduce il termine del potere di politica? Perché evidentemente quando il potere comincia a occuparsi della vita, lo fa perché ci sono delle resistenze che non riesce a processare nel modo classico della sovranità. Mi spiego? E questo ci porta al vero problema, a mio modo. C'è un testo che si trova facilmente in rete e che io ritengo che sia uno dei testi più chiari per capire il mondo nel quale viviamo oggi,
40 anni dopo, perché è il testo nel quale viene integralmente pianificata la rivoluzione neoliberale. E questo testo è il testo che si chiama The Coming Crisis of Western Democracy, la crisi che sta arrivando per la democrazia occidentale, ed è, si trova facilmente in PDF in rete in inglese, ed è il rapporto che fanno uno dei grandi think tank conservatori americani, la Trilaterale, ci andava anche Agnelli per capirci, no? Una di queste grandi lobby globali che già cominciano a funzionare a metà degli anni 70, in cui alcuni giovani intellettuali vengono incaricati di spiegare che cosa sta succedendo in giro per l'Europa, perché la democrazia sta diventando ingovernabile e come si possa pensare di riportarla sotto controllo. Mi spiego? Di poterla governare di nuovo. Che la democrazia fosse in crisi era una prospettiva che soltanto i conservatori potevano avere in quel momento lì. E cioè la preoccupazione che derivava dal fatto che il mondo, proprio in prospettiva globale, è il testo nel quale viene pianificata, uno dei testi nel quale viene pianificata la globalizzazione, questo qua, 74, no? Che in una stragrande maggioranza dei paesi occidentali la democrazia è diventata ingovernabile. 76-77 in Italia, certo, ma ricordatevi che cosa sta capitando in America Latina in quegli stessi anni. È il momento nel quale appunto lo stesso progetto del neoliberalismo viene impiantato in maniera molto più violenta e aggressiva di come non capiti in Europa, con la serie di colpi di Stato che colpiscono la Cile, l'Argentina, il Brasile e gli altri paesi sudamericani. Perché anche là erano presenti movimenti di lotta straordinariamente significativi negli anni 70. Io frequento l'Argentina, ci vado 6 o 7 volte l'anno, non riesco a trovare mai un collega della mia generazione, poi o appena appena più vecchio di me, che non abbia parenti, amici o compagni di scuola nel numero dei cosiddetti desaparecidos, che tanto desaparecidos non erano perché li prendevano, come è noto, e li buttavano dagli aerei militari nell'oceano. Si parla di decine e decine di migliaia di persone. La democrazia sembra ingovernabile perché a livello globale stanno capitando cose che fondamentalmente rendono ingovernabile la democrazia secondo il filtro della rappresentanza politica. Non soltanto, dicono questi esperti, in alcuni paesi in Europa, la Spagna, l'Italia, la Francia, alla metà degli anni 70, i partiti comunisti rischiano di prendere il potere, ma soprattutto perché, come dire, si sono tutta una caterva di movimenti di soggettivazione politica che si svolgono su un terreno che non è più il terreno della rappresentanza politica, che non mirano a farsi partito per prendere lo Stato, che, come dire, semplicemente rappresentano grandi fenomeni di disazione di massa dalla logica tradizionale del politico, dei partiti. Come fai a trasferire semplicemente in un'agenda di partito il movimento delle donne, che, come dire, è trasversale, problematico? Come fai a trasferire o a processare con il sistema dei partiti appunto le lotte degli ecologisti o quelli di Libri negli Stati Uniti che rifiutano appunto qualsiasi fedeltà particolare di partito? Adesso spiegami. Ma soprattutto c'è una resistenza che diventa clamorosa in quegli anni. Poi mi dici quanto tempo è fatto, io qua. Sì, siamo finora mezz'ora. E fondamentalmente il grande meccanismo che entra in crisi, prima ancora di quello rappresentativo politico, è il meccanismo di produzione fordista classico, quello della grande fabbrica. Foucault, non a caso, fino a poco tempo prima si era occupato in un libro che si chiama Sorvegliare e punire, esattamente di questo tipo di logica. Com'è che si è formato quel grande sistema di fabbrica, ma soprattutto il tipo di soggettività che gli era corrispondente. E studia, come sempre lui fa in prospettiva storica, la centralità che negli stessi anni che Marx chiama gli anni della cosiddetta accumulazione originaria di capitale, tra la fine del 600 e la prima metà del 700, quel grande concetto che circola a livello europeo, che è il concetto della disciplina. Che cosa significa disciplinare un individuo? Significa fabbricarlo come
corpo docile e corpo utile. Nel libro Sorvegliare e punire, Foucault costruisce esattamente questa modificazione del potere di punire, che va dalla sovranità, che fondamentalmente appunto mette a morte, all'investimento che invece si produce sui corpi dentro una penalità di tipo correttivo che immediatamente tracima dei dispositivi penali, perché cerca invece non soltanto di punire i colpevoli, ma di fabbricare integralmente gli individui dalle masse amorfe dei contadini spossessati della terra o dei vagabondi che circolano per l'Europa. E lo fa, la disciplina, con un investimento che Foucault chiama anatomopolitico, molto preciso. Si tratta di addestrare viventi, contadini senza terra, vagabondi, cittadini scioperati, no? A considerarsi dei corpi docili al comando altrui e integralmente sottoposti a una utilità, a un calcolo di utilità che, come dire, riguarda l'intera temporalità produttiva. Mi spiego? Prendi un contadino che, come dire, è abituato a, all'epoca, stiamo parlando di mezzadria, prendi un contadino che è abituato a lavorare soltanto la stagione del raccolto e un pochino quando c'è da fare, che ne so io, no, il fieno, gli innesti, che molto del suo tempo lo usa semplicemente per riparare gli attrezzi o perché fa troppo freddo, sta in casa davanti al camino, e lo disciplini a considerarsi un corpo utile che deve lavorare sempre, che deve lavorare, se va a lavorare in fabbrica, secondo una scansione di movimenti che gli è integralmente prescritta da un codice al quale viene addestrato, e che soprattutto deve considerarsi un corpo utile nella misura in cui del tempo che gli appartiene fa un uso integralmente utile. Chiaro? È un dispositivo, quello delle discipline, la cui tracciatura Foucault, poi su questo discutendo posso dirvi più perché riguarda ancora la mia generazione, non stiamo parlando del 6-7-6, che attraversa tutte quelle istituzioni segmentarie e formative attraverso le quali si produce l'individualità, in particolare quando quell'individualità la produci per mettere al lavoro nei grandi dispositivi di fabbrica. La scuola elementare, dove apprendi a scrivere, è ancora la scuola elementare che ho fatto io negli anni 60, dove apprendi a scrivere non tanto per scrivere, ma per imparare a tenere la penna secondo un sistema di posture, di regole, che per esempio reprimono ferocemente il mancinismo. Anni 60 ho fatto la scuola elementare, perché appunto si partava dal presupposto che quel ragazzino molto probabilmente sarebbe finito a fare l'operaio, sulla catena di montaggio il pezzo arrivava alla destra, no? Adesso non si fa più, e c'è un perché i bambini non vanno più in fabbrica, mi spiego? Un pezzo di formazione disciplinare dentro la scuola elementare, nella scuola elementare che facevo io c'era tutta una gerarchia specifica per la quale io, che ero il figlio del medico del paese, andavo in primo bianco, perché già c'era una scommessa sociale sul fatto che, essendo il figlio del medico del paese, dovevo essere seguito di più e meglio perché probabilmente avrei studiato. Ma il mio compagno di classe, mettete il nome che volete voi, Spessotto, quello della canzone di Caposella, stava invece in fondo, in fondo, perché si sapeva già che o avrebbe finito a fare il contadino o sarebbe finito a fare il ladro. Il paese dove sono nato io, nel Veronese, lo chiamavano il paese dei ladri. Ritengo potentemente questa caratteristica. Riesco a spiegarmi? Ma questo codice disciplinare, questo transito disciplinare per il quale tu dovevi imparare a stare seduto, a rispettare gli orari di scuola, eccetera, 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 poi proseguiva quando facevi il militare, proseguiva nell'addestramento professionale, proseguiva, capite? Secondo tutta una ripartizione dei spazi e dei tempi che il tuo corpo transitava una volta che era stato individuato dalla massa confusa, secondo una certa organizzazione gerarchica e secondo un'immagine gerarchica corrispondente della società. Riesco a spiegarmi? Se fosse continuato così, che problema avrebbe avuto il potere a trasferirsi dalle tecnologie disciplinari ai biopoteri? Perché è questo che interessa a voi. Mi spiego? Perché in quel testo di Watanuki Fukuyama che citavo prima, la crisi della democrazia implica per la sua soluzione due cose fondamentali. La prima, la stiamo patendo ora, è appunto la governamentalizzazione dei dispositivi di potere. La dico in sintesi, poi se c'è tempo per discutere spiego meglio.
Il fatto cioè che proprio per evitare che una serie di istanze, di claims e rivendicazioni investano eccessivamente i parlamenti, si tratta di far governare i processi a istituzioni che non siano rappresentative. Facevo l'esempio del Cile. Chi è che detta i piani per il rientro del debito del Cile? Il governo legittimamente eletto dagli Ende o il Fondo Monetario Internazionale, tecnico governamentale per eccellenza? Che incidenza ha il Parlamento greco? Lascio perdere quell'italiano che non mi rappresenta, ma il Parlamento greco di Tsipras, quando cerca di rinegoziare il debito con la Banca Centrale Europea, che è un altro organo governamentale, cioè non eletto, tecnico, e che però, come dire, pretende di governare oltre la sovranità dei cittadini greci. Capite? Quel rapporto del 73 comincia a pensare questo tipo di soluzione qui, cioè appunto di tecnicizzare le decisioni politiche, sottrarle alla figura rappresentativa classica, e pianifica di fatto il trasferimento di una serie di poteri a quei grandi organi economici e non rappresentativi che tuttora ci governano e che sono appunto la Troica Europea, il Fondo Monetario Internazionale, il WTO, cioè quelle istituzioni che noi a Genova nel G8, contro il G8 del 2001 già contestavamo come la nuova governance globale del mondo. Un esempio che qua in realtà potrei parlare per ora perché sono preso da Bini, ma il WTO, non so se lo sapete, ma è un tribunale. Il Tribunale del Commercio Internazionale. La cosa che racconto sempre ai miei studenti è la seguente: una delle sentenze più clamorose dei primi anni 2000 del WTO, capite? Un organo sovranazionale, giuridico, il cui lavoro è fondamentalmente garantire a livello globale le regole neoliberali del commercio, si trova davanti il seguente caso, non lo sto inventando io, sta scritto. Il Canada, allora, per una legislazione di difesa dell'ambiente che i cittadini canadesi si sono liberamente dati, vieta l'importazione della benzina della Texaco perché è troppo inquinante, d'accordo? La Texaco ricorre al WTO, cioè un organo sovranazionale, che dà ragione alla Texaco perché dice che questa legislazione ambientale che i cittadini canadesi si sono liberamente dati è ostacolare il libero commercio, dà una multa al Canada e lo obbliga a importare la benzina inquinante. Questi sono i dispositivi di governance, mi spiego? Strutture post rappresentative che risolvono il problema che ci sia un eccesso di claims che rende poco funzionali e poco operative le democrazie occidentali e che, come dire, permette però di governare le situazioni. Ma è soprattutto l'altro aspetto che a me interessa: si riorganizza integralmente il capitalismo. Perché? Perché quella generazione del 76-77, la generazione degli hippie, la generazione che aveva reso ingovernabili non solo le città ma anche le fabbriche, nel 77 in Veneto si parlava del rifiuto del lavoro, non vuole più andare a lavorare in fabbrica. Rifiuta quello che, un slogan che frequentavo quando ero quindicenne, chiamava l'ergastolo di fabbrica. Non a caso Foucault parla delle discipline e di sistemi di fabbrica in un libro dedicato che si chiama Sorvegliare e Punire, che è dedicato alle forme del carcere. Mi spiego? Come si riorganizzano i dispositivi di produzione? E qui, come dire, di nuovo, di noi si sta parlando. Mettendo al lavoro integralmente la vita dei soggetti. Sto tagliando via con l'accetta, poi se si vuole spiego bene. Mettendo integralmente al lavoro la vita dei soggetti. E questo secondo me è straordinario, tragico e geniale. C'è un'intervista di Margaret Thatcher, sempre perché vi do riferimenti, non invento nulla, dell'80, nel quale Margaret Thatcher, intervistata da, non mi ricordo se era il Guardian o se era il Times, dice fondamentalmente paro questo. No? Dice dobbiamo cambiare radicalmente i soggetti. Our method is economics, e il nostro metodo sarà l'economia. But the target, ma l'obiettivo, is the soul, è l'anima. Capite cos'è l'anima? Capite di cosa stiamo parlando? Che qui il problema non è più come per le discipline, per quello che Foucault cambia strategia.
il problema della produzione dei corpi utili è mettere al lavoro la mente delle persone, governare la loro libertà. E anche qui vi posso fare degli esempi che tutte le volte che ne faccio la gente ci resta male, no? Però mi interessano queste cose qui. Che cos'è Facebook? Che cos'è Instagram? Che cos'è YouTube? Se non dispositivi di messa al lavoro quotidiana della vita dei soggetti. Se la gente non posta, se la gente non commenta, se la gente non carica le foto e lo fa liberamente, perché è stata modificata la sua anima, se la gente non carica liberamente i video su YouTube, funzionano questi dispositivi, che sono grandi dispositivi di accumulazione di valore, di accumulazione di valore superiore a qualsiasi sistema di fabbrica classico possiate immaginare, perché basta che guardate il bilancio di Zuckerberg o di Google, e guardate il bilancio che aveva la Fiat di Mirafiori e capite che la produzione di valore è straordinariamente superiore. E che dentro però, perché questi dispositivi funzionano, non lavorano corpi che vengono formati nell'elementare, nel servizio militare, nell'università. Lavorano vite iperconnesse, continuamente connesse, e che soprattutto danno e offrono dati, facendo alzare il valore di questi social network, per esempio, liberamente, percependosi come integralmente liberi. Di questo parlano i due poteri, non semplicemente del modo nel quale il governo prende in carico la popolazione. Certo che è una rottura importante questa qui, perché lì si produce esattamente questa inversione di tipo pastorale, per la quale, come cercavo di dire prima, da poteri tendenzialmente repressivi, come quelli tanatopolitici, si passa a poteri di cura. È la storia dello Stato sociale nel Novecento. Ma questa inversione per la quale i più poteri si prendono cura e accompagnano ha una genealogia molto più antica, dice Foucault. È la genealogia del buon pastore. Quel buon pastore che ha in qualche modo sostituito il grande vampiro tanatopolitico, che è la figura classica del capitalismo con il, che Marx attaccava. Finisco un pochino su questo, se ne hai ancora 10 minuti. Chi ha letto Il primo libro del Capitale sa che Marx usa molte volte l'immagine del vampiro, no? E il vampiro è esattamente una figura tanatopolitica, è un morto vivente. Ma non so se ci avete mai riflettuto quali sono le caratteristiche del vampiro. Ovviamente io faccio riferimento al Dracula di Bram Stoker, non ai danni di vampiri, delle fantasie sessuali degli adolescenti di oggi, delle storie, delle serie su Netflix. Quello serio. Dracula fondamentalmente vive, è una figura dell'aristocrazia improduttiva, non fa nulla. Vive una temporalità radicalmente invertita da quella della produzione. Di giorno i cittadini, i contadini lavorano, lui dorme. E quando questi qui hanno lavorato, cioè prodotto plus lavoro e plus valore, e tornano a casa per introdursi come forza lavoro, uso categorie marziane classiche, il vampiro esce dalla sua tomba e su chi è plus lavoro, e su chi è plus valore. Per questo Marx usa molte volte l'immagine del vampiro. Ma il potere che funziona adesso, anche il potere di valorizzazione capitalistica, non fa più questo. È una figura pastorale. Il proprio della figura pastorale, per come la ricostruisce Foucault, la figura del buon pastore ha due caratteristiche che a Foucault interessano molto. La prima è una figura ebraico-cristiana ed è una figura di governo, prima parlavo di governance. È una figura del governo, governa il suo gregge, ma è una figura ebraico-cristiana perché le metafore più antiche del governo, dei viventi, che sono quelle della Grecia antica classica, non tollerano l'idea che si sia governati a vita, mentre invece nella transizione ebraico-cristiana certo che si è governati a vita, perché essere governati a vita è la condizione della tua salvezza. Chiaro? Non è solo questo che interessa Foucault, chiaro che la nostra condizione è la condizione di governati a vita. La formula del welfare state
inglese, di quello che si chiama il Beveridgeism, è fantastica. Dice: lo Stato si prenderà cura di te dalla culla alla tomba, governato a vita, anzi anche dopo la tomba, perché smaltiranno il cadavere con dispositivi di potere e di igiene sociale complessiva. Ma quello che interessa a Foucault e che interessa a me per concludere è che il buon pastore ha la caratteristica di seguire i movimenti liberi del gregge, non è che prescrive. Le strutture disciplinari prescrivono come il giovane chignolo doveva tenere la pena, lo sapeva la maestra prima, e il problema non era che io imparassi rapidamente a scrivere, era che imparassi la postura per la quale ordinatamente eseguivo gli ordini della maestra, che erano tutti prescritti, cioè scritti in precedenza e obbligatori. Ma i biopoteri seguono, i biopoteri seguono movimenti liberi. Siamo obbligati? C'è qualcuno che ci prescrive di mettere i video su YouTube o di mettere i like alla zia che è andata al ristorante cinese, o la vera, il vero abominio della rete, alle foto dei gatti di Salvini? Sapete che il gatto è l'animale più presente in tutti i social network del mondo, basta che tu metti un gatto e prendi un contorno di un sacco di like. Nessuno ti obbliga, non ti è prescritto, capite? Ciò che si riesce a mettere a valore sono i liberi movimenti dei soggetti, purché questi liberi movimenti dei soggetti vengano seguiti 24 ore su 24. Per cui la nostra situazione, da questo punto di vista, con il mio potere, è una situazione ancora più paradossale di prima, no? La subordinazione di fabbrica era una subordinazione che fondamentalmente era vincolata alla misura del salario, tot ore, tot stipendio. Qui è lavoro gratuito, 24 ore su 24. E per quanto lavoro noi facciamo retribuito, la più grande parte della nostra, la produzione del valore che diamo tutti i giorni, la diamo con la tracciatura permanente dei dati della nostra attività di rete, con l'uso che facciamo dei bancomat, con l'uso che facciamo delle carte di credito, permettendo quella accumulazione dei big data dei quali stiamo spossessati. Nessuno sa che uso ne fanno, perché li impacchettano, li spacchettano, li vendono, dentro strutture di produzione che si sono fatte integralmente immateriali. Non c'è più il muro della fabbrica, capite? Ci sono da qualche parte dei server che accumulano i dati, li modificano, li vendono, li impacchettano, li spacchettano, e che fanno questo per gli scopi più svariati, che ne so io, per decidere come riforniscono il supermercato della Coop di un quartiere rispetto a quello dell'altro quartiere, perché lì lo sanno per i bytes che accumulano che c'è più uso, di più consumo di un certo tipo di prodotto rispetto a quell'altro, e possono farlo just in time. Per scopi di sicurezza, perché se tu compri i biglietti aerei con la carta di credito per tre volte, la quarta volta lo compri in contanti, tracchere che da qualche parte scatta l'allarme: perché chi ignora questa volta prende un volo senza usare la carta di credito? Forse non vuole farsi tracciare, forse torna clandestino. Per costruire curve profiling a scopi pubblicitari. Insomma, Foucault a me interessa perché, come dire, è stato il primo a mettere a tema e a provare a pensare questa clamorosa inversione che riguarda l'uso che abbiamo della nostra libertà, e anche per designare quel cambio straordinario per il quale, se per molto tempo ci siamo considerati, credo molti di noi continuano a considerarsi migliori, in realtà siamo già diventati qualcos'altro. E chiudo su questo. Che fare? No, che fare non lo so. No, chiudo su questo perché c'è una cosa che mi interessa molto, no? Mi interessa anche in particolare per chiarire una cosa che altrimenti rischia di creare equivoci, no? Perché poi qualcuno potrebbe dire: ma questa allora è una specie di società della sorveglianza permanente, è una società nella quale lasciamo continuamente tracce informatiche che qualcun altro usa, eccetera eccetera, come se appunto fossimo nell'epoca del Grande Fratello. Non è così.
cioè, mi è capitato di leggere qualche anno fa un libro straordinario di una giurista americana che faceva notare questa cosa, che è clamorosa. All'epoca dell'inizio dell'impianto della sociologia come scienza, no? Metà dell'Ottocento, la sociologia si impianta anche grazie a una tecnologia di tipo nuovo che viene immediatamente sfruttata per la sua capacità di dare le immagini della società, che è la fotografia. No? Nella seconda metà dell'Ottocento un autore come Galton, che è quello che inventa le impronte digitali, produce, ma lo fa anche Lombroso, no? Questi straordinari libri, queste raccolte fotografiche, le quali, no, attraverso la riproduzione di immagini di un individuo, di un corpo, si sa esattamente chi è quel tipo lì, a quale tipo di socialità corrisponde e così via. Insomma, la sociologia nasce come una grande fotografia dei processi sociali. No? Ma la nostra fotografia non interessa più a nessuno in questo capitalismo dell'accumulazione cognitiva, perché la logica è quella del pixel. No? Questi dati scompongono continuamente la nostra soggettività in flussi di bytes, in flussi di informazioni che non vengono impiegate per restituire l'immagine singolare di un individuo, quello lì, Sandro Chignola, che ha quelle particolari stili di consumo, che ha quella particolare o meno pericolosità sociale, che ha o meno questa particolare capacità di spostarsi su scala globale prendendo molti aerei. Capite? Questi big data vengono accumulati e visibilizzano flussi, come nei pixel, lasciano apparire e scomparire profili, che sono principalmente profili di consumo, che sono principalmente profili di potenziale preferenza negli usi e nei consumi, che può essere fatta apparire e sparire secondo il target preciso che in qualche modo serve a chi quei dati per un momento compra. Mi spiego? E rispetto a questo siamo integralmente spersonalizzati e siamo anche integralmente espropriati anche di quel residuo di individualità che potevamo avere in precedenza. Quella individualità, no, peraltro già messa a dura prova nei dispositivi disciplinari precedenti, che tuttora comunque funzionano, come dico sempre ai miei studenti, e che ci hanno portati in molti casi a sostituire una biografia, ciò che c'era di più proprio per ciascuno di noi, con il curriculum, no? Cioè con questa visione disciplinare di un percorso soggettivo tutto costruito sul ritmo dell'utilità e della docilità. Perché capite? I miei studenti continuamente vengono chiesti il curriculum, ma mai nessuno metterebbe in un curriculum qualche cosa che non sia immediatamente valorizzabile per docilità e utilità. E così produciamo laureandi in 4 anni molto precisi, con un curriculum perfetto, quando invece magari per formarli come portatori di sapere critico o di competenze all'altezza dei problemi che abbiamo davanti, sarebbe molto più utile che si laureassero 4 anni. Non si è sempre detto, si laureassero 4 anni. L'individuo più che schiacciato, dominato, è dissolto. Esatto. No? Siamo arrivati alla dissoluzione, se ho capito. È un punto di transito di flussi infiniti, sì, sì. E come tale, sì, però ecco, transito non può. Se posso già aggiungere qualche cosa, no. No, cioè, posso fare una domanda? No, dice che l'applauso li facciamo tutti alla fine. No, e adesso avrebbe. E semplicemente perché non so se l'avete seguito, no? Lui diceva appunto è come se fossimo integralmente dissolti. Però attenzione, perché la prospettiva è come dire, che io condivido con Foucault e con altri amici. Non so se aveva funzionato prima. Sì. No? Dicevo, non vorrei dare l'impressione di essere uno di quelli che ritiene che viviamo in una modalità dissolta e liquida. Non è così, non è così. Io credo che questa modalità la nostra situazione contemporanea è comunque attraversata da traiettorie di resistenza ed è fatta, come dire, anche
non tanto di flussi lisci e liquidi, quanto di continue tracciature di confini, di stratificazioni, è molto più complicata di come ve l'ho presentato adesso. Queste figure del profiling che fanno emergere, no, flussi organizzati sono appunto operazioni che organizzano, e che cosa sia questa modalità liquida e la sua ristratificazione te lo dimostrano tutti quei processi di gerarchizzazione che comunque si danno nella nostra contemporaneità, anche nella messa a lavoro. Non è che voglio dire che non ci sono più le fabbriche o che non c'è più la forza lavoro manuale e che questa sia ancora più gerarchizzata di prima perché si mettono a lavoro gli immigrati, possibilmente senza permesso di soggiorno, clandestinizzati, così lavorano ancora meno. Dicevo che appunto in una epoca come quella alla quale apparteniamo si danno una serie di processi contraddittori, si danno accumuli perché, come dire, esiste ancora la sovranità, tanto politica, esistono ancora le discipline, esistono la circolazione di poteri, esistono forme di accumulazione di valore cognitivo, esistono strati di esperienza che attraversiamo e semplicemente ho cercato di isolare le logiche di funzionamento di alcuni di questi. Allora mi permetto di chiedere appunto, che poi è un po' la posta della iniziale di questo incontro, qual è il compito che una forza che si ritiene voglia essere di opposizione, di sinistra, questo andazzo ha davanti a sé? Cioè, che cosa vuol dire, se vuol dire ancora qualcosa oggi, essere di sinistra? La domanda iniziale era questa qua, no? Per forza credo che dobbiamo in qualche maniera andare. Prima ho chiesto allora che fare, non lo so. Certo che non sappiamo, abbiamo ricette, però in che direzione muoversi? Cioè, come combattere una, c'è un potere così sfuggente, io credo, e così stratificato. Su questo appunto l'ho premesso prima, così mi sono anche parlato il culo, no? Cioè io non sono un intellettuale di quelli che dice agli altri quello che devono fare, no? Io credo che appunto quando Margaret Thatcher dice che il metodo dell'economia ma la posta in gioco è l'anima, ci dice anche qual è il terreno di confronto al quale siamo assegnati, no? Cioè appunto un terreno di confronto che ha come posta in gioco fondamentalmente la soggettività. E intendo la soggettività, intendo evidentemente la possibilità di produrre, accompagnare processi di soggettivazione potenti, no? Potenti. Oggi la giornata appunto di uno di meno, lì si sta producendo per la prima volta, credo, un processo di soggettivazione transnazionale, comincia appunto in Argentina, di là comincia quella cosa, e si produce però una tensione transnazionale che finora nessun movimento aveva avuto, credo, se non in quel momento straordinario all'epoca della prima guerra del Golfo, quando il Times citò sul fatto, no, che c'era un ingresso di una nuova potenza globale sulla scena della politica internazionale, che era il movimento contro la guerra, no? Di nuovo lì era in questione la vita, era in questione la soggettività, era in questione la possibilità di immaginare e vivere forme di vita sottratte il più possibile alla violenza e alla distruttività. Così come sono in questione ad oggi traiettorie di libertà o di, io li chiamo di desiderio, come sono appunto i processi migratori che chiamano appunto anche a processi di organizzazione su quel terreno là. Non so se qui avete sentito parlare dell'operazione mediterranea, io sono uno di quelli, no? Non ne sapete nulla? Ah, bellissimo. Allora aiutateci, aiutateci. Quando quest'estate Salvini ha cominciato a impedire alle ONG di intervenire sui casi di distress, come si dice in lessico marinaro, cioè sui naufragi dei gommoni dei migranti
nel basso Mediterraneo, nei canali di Sicilia, ed è riuscito per un po' di tempo a bloccare le navi, ad allontanarle perché erano tutte navi straniere, un gruppo di pazzi, tra i quali io, ha comprato una nave che si chiama la Mare Ionio, abbiamo un debito di 740.000 euro e sfruttando il fatto che non si può vietare per codice di navigazione ingresso nei porti a navi battenti bandiera italiana, abbiamo immesso in mare questa nave che ieri è partita per la terza missione e che giusto questa notte è intervenuta in una situazione di stress dove 120 immigrati, donne e bambini, stanno rischiando di navigare a 80 miglia dalla Libia. Alcuni dei personaggi che sono imbarcati su quella nave sono un po', come dire, sono noti e sono un po' caricaturali. C'è Luca Casarini, c'è Nicola Fattoianni, che è deputato di Liberi Uguali. Luca Casarini, magari qualcuno se lo ricorda, per il G8 di Genova. C'è Beppe Caccia, ex assessore di Cacciari, e altri di noi. E si stanno determinando in giro per tutta Italia iniziative di finanziamento di questa operazione che denotano appunto nel silenzio generale di media che c'è tutta una parte del paese che invece pensa ancora politicamente e cerca sponde. Ve la dico in maniera molto breve perché non ne siamo molto contenti. La nave è stata lanciata l'operazione il 9 di ottobre. Dal 9 ottobre ad oggi, con il crowdfunding e con migliaia di iniziative pubbliche, cene, qualsiasi cosa per raccattare fondi, abbiamo raccolto già 340.000 dei 700.000 euro che ci servono per proseguire l'operazione. Quindi evidentemente la voglia di fare c'è. Ho fatto l'esempio dei migranti, non perché sia una cosa, è una cosa alla quale tengo molto anche proprio per rimarcare il discrimine fra destra e sinistra, che secondo me adesso al di là di Foucault c'è, e come dire, il discrimine che emerge in maniera icastica e precisa in proprio in relazione alle politiche migratorie. Cioè, secondo me qualsiasi politica ambiguamente ecumenica su quel terreno si divide, no? Ma anche perché appunto uno dei termini che è stato usato per molto tempo, uno degli usi che è stato fatto per molto tempo per parlare di biopolitica è stato in particolare nei libri di un filosofo italiano famosissimo nel mondo che si chiama Gamben, questa idea che i biopoteri sarebbero quei poteri che insistono sulla nuda vita, no? Riprendo una vecchia immagine di Walter Benjamin che usa questo termine Nacht Leben, la vita integralmente nuda, senza più resistenza, completamente spoliticizzata, per costruire una specie, secondo me, di totalmente sbagliato parallelo tra la nuda vita degli internati nei lager nazisti, avviati alla camera gas, in particolare per quella figura ormai di vita puramente biologica, senza più memoria, senza più identità, senza più ricordo, no? Che nei libri di Primo Levi è definita il musulmano, cioè proprio colui che era immediatamente ormai prossimo alla camera gas, e appunto i migranti, che sono figure, il migrante clandestino, altrettanto desoggettivato, privato dei diritti, in transito fra ordinamenti giuridici e dunque abbandonato come una vita nuda sul gommone che cercherebbe di portare qua. Ah. Io credo che questa sia un'immagine sbagliata, perché appunto se io penso alle migrazioni penso fondamentalmente a grandi traiettorie di fuga, penso a desideri di fuga, penso a figure soggettive, perché non so se vi siete posti il problema di che carica energetica ci voglia per un ragazzino di 13 anni che parte dall'Africa subsahariana a fare i debiti e organizzarsi per arrivare fino in Europa e poi magari accamparsi per alcune settimane a Calais prima di cercare di arrivare di raggiungere i propri parenti. Sì, non sono vittime di migranti, sono a mio modo di vedere soggetti, e che siano soggetti e soggetti politici lo dimostra anche la straordinaria presenza che hanno anche in una figura di organizzazione particolare nelle lotte operaie della logistica, per esempio nel territorio che va tra il Veneto e la Lombardia e la Puglia di Emilia Romagna. Sono cose che io seguo perché mi interessano politicamente, no? Le lotte dei facchini di Ikea, le lotte dei facchini di Amazon sono in gran parte tenute a via di HR. C'è solo il raccolta pomodoro, anzi sono queste. Certo, no? E qui figure soggettive estremamente importanti. Ma io credo che fondamentalmente, oltre a
provare a fare un salto fuori da quella informazione mainstream per la quale, che invisibilizza tutte queste cose che si muovono, insomma, non emergono soltanto quando c'è la grande situazione di crisi o quando proprio non se ne può fare a meno, no? E allora scopri che ci sono lotte, processi, soggettivazioni, no? Ma voglio dire, per fare, è un anno e mezzo che c'è nulla di meno, ed è un anno e mezzo che si fanno assemblee, che si muove gente, che si politicizzano ragazze nuove, no? Infatti l'impressione è che sia tutto morto, invece no, cioè, quando diciamo la sinistra in crisi non vuol dire che non ci sono più realtà, movimenti, eccetera, manca una sinistra politica che rappresenti. Io credo che il problema è proprio questo, cioè non è proprio questo, il problema è molteplice, il problema forse fondamentale, quello sul quale in qualche modo hanno vinto, no? Ricordate, prima dicevo, Carl Schmitt, per questo piaceva appunto a Cacciari, era quello che fissava la politica a distinzione amico-nemico, perché in quegli anni il nemico era chiaro chi era, no? La grande operazione che sono riusciti a produrre è stata questa smaterializzazione del nemico, no? Come se appunto un nemico non ci fosse più, e il nemico molte volte è utile perché ci fornisce quella dinamica reattiva rispetto alla quale identificandosi contro un nemico trovi anche gente con la quale in qualche modo stare. E adesso, come dire, è molto difficile configurare un rapporto di inimicizia con qualcuno che possa essere pensato come il nemico di tutte queste, diciamo così, figure soggettive, sì, ma differenziate, molteplici, plurali, che sono appunto di volta in volta i migranti, le donne, i precari, i facchini, no? È difficile appunto trovare, come dire, la connessione di classe tra queste figure, no? È uscito, credo, proprio in questi giorni, ieri o l'altro ieri, in italiano, l'ultimo libro di Michael Carpenter, di Negri, che è uscito invece negli Stati Uniti l'anno scorso, che si chiama Assembly, no? Dove cercano di ragionare sulle figure dell'assemblea e dell'assemblaggio, no? Come giocando sul termine che, come sapete, ha la doppia caratteristica, no? Assembly in inglese vuol dire assemblea, ma vuol dire anche to assembly, assemblare, mettere insieme. La difficoltà che abbiamo davanti è, per come la vedo io, proprio la capacità di produrre degli assemblaggi che mantengano, diciamo così, le differenze, le pluralità, le articolazioni, le culture dei vari soggetti che vi sono coinvolti, perché non si può più immaginare una classe o una situazione omogenea, come dire, facendo astrazione dalle differenze che fanno di una donna, di un precario, un migrante, di un professore universitario, un professore universitario, no? E difficile è trovare, come dire, non soltanto le modalità attraverso le quali produrre la convergenza tra queste figure, ma anche il livello organizzativo attraverso il quale si possano dare nella durata. Perché capite, per come la vedo io, il vero grande problema è questo. Ci sono figure intermittenti di soggettivazione, no? Si danno, la realtà è molto più complicata e viva di come normalmente sembri. Quello del quale siamo in qualche modo incapaci da tempo è di dare durata, di dare struttura a questo tipo di soggettivazione politica, no? E questo credo che sia il vero problema e il vero che fare. Capite, negli anni 90 una qualche figura di consistenza eravamo riusciti a darla interpretando la fuoriuscita dalla società di fabbrica non semplicemente come una sconfitta, cioè c'è chi l'aveva presa così, ma le parti politiche e collettive ai quali facevo riferimento io invece, come dire, trovavo un'altra consistenza in quella che chiamavano finalmente l'esodo dalla società del lavoro, no? Cioè l'esodo dalla fabbrica, a trovare una consistenza e una produttività soggettiva e politica di fuori. Però capite, erano anche gli anni nei quali iniziava la grande parabola dei centri sociali, iniziavano appunto a darsi consistenza movimenti di soggettivazione di altro tipo e così via. Adesso il problema è trovare appunto queste dimensioni istituzionali per una
assemblaggio, come dire, all'altezza del comune, come lo chiamiamo noi, cioè di questa nuova dimensione che si dà al di là tra il privato e il pubblico, e che in qualche modo è quella che ci interessa. In fondo, capite, degli usi dei social network o di queste cose qua, come dicevo prima, facciamo fondamentalmente un uso privato, ma la cooperazione che produciamo lì, il valore che produciamo lì, è comune, nel senso che viene sussunto e valorizzato come tale da chi, come dire, se lo privatizza. Non ci sono semplicemente, capite, Facebook o Instagram, tutte queste porcherie nelle quali non faccio parte. Ci sono straordinarie imprese gratuite che si fanno in comune, come per esempio quelle che fanno, non so se mi capita mai di vedere i film in lingua originale in streaming, pirata, in rete, in cui chi fa i sottotitoli sono libere cooperative di traduttori che lo fanno per il piacere di farlo, lo fanno in comune. Ci sono sviluppi di software o di application per cellulare o computer sottratte all'uso privato e all'uso capitalistico, che vengono sviluppate in comune di nuovo. Il problema è, capite, il modo di vedere, trovare il modo di dare valorizzazione politica a questi, a questo comune che comunque si dà in quanto vocazionalmente inappropriabile al privato e non sospinto dal pubblico o da investimenti pubblici. Mi spiego? Se dovessi cercare un sintomo positivo della trasformazione nella quale siamo inseriti, io direi che questa cosa qua, che però ci prefigura appunto la possibilità di forme di cooperazione, di forme di cooperazione a rete, di soggettivazione politica, in un comune nel quale si tratta di costruire le linee di comunicazione, convergenza e stabilizzazione. Questo penso io, no? Questo penso io. Forse, come dire, per me è rimasto particolarmente centrale l'esperienza che facemmo organizzando manifestazioni contro il G8 di Genova. Anche là c'è la convergenza di soggettività completamente differente. Non so se vi ricordate veramente, ma dai cattolici ai più cattivi dei centri sociali si era creato uno spazio comune, uno spazio potente, al punto che hanno dovuto per la prima volta dopo 20 anni tirare fuori il pistone e fare il morto, e tra Seattle e Ginevra l'anno successivo stava acquisendo consistenza un processo altermondialista che, come dire, ridiscuteva tutta una serie, rimetteva in discussione tutta una serie di categorie politiche ed economiche in forma in qualche modo radicale. Quel ciclo lì in qualche modo si è concluso 6 o 7 anni dopo, siamo di nuovo in un momento, io credo, di produzione carsica, di soggettivazioni che si danno nell'invisibilità. Il fatto è cercare di farsi trovare pronti quando si daranno gli affioramenti. Fermo un attimo perché adesso dobbiamo fare conti, sono le 5:30. Penso che sì, se c'è qualcuno che vuole intervenire, però dobbiamo calcolare i tempi. Un po' frastornati immagino, perché ha detto molte cose molto dense e che andrebbero metabolizzate, però gli spunti ce ne sono che si possono raccogliere. Io sono a disposizione, cioè nel senso che se non si riesce a fare stasera, se volete scrivere, se volete lasciare l'indirizzo, fare le domande, le risponderà anche via mail a quesiti che sorgessero una volta che ci pensate. No, il problema è adesso, anche questo, lasceremo solo l'indirizzo, grazie. No, dicevo, qui ci sono 10.000, non so che ora è il treno, sarò non lo so. No. No. Io avevo. Io so che devo essere a Milano le 8:15, ma non ho guardato il tempo. Ce n'è uno. 7:05, 19:05. Per la notte, cioè. Ogni mezz'ora c'è. Per arrivare alla stazione nord ci sono anche grandi. Prendi Garibaldi, quello che passa per Garibaldi che va in giro. Scegli di Malpensa, vai. Altrimenti dobbiamo trovare un modo per...
alle 7, non si può fare un controllo adesso? 6:35 ogni mezz'ora, cioè ogni mezz'ora. A me pare di ricordare che l'ultimo utile fosse le 7. È quello che allora. Allora, c'è Stefano, e lui, le parlate. Cominciamo con... prima lui, poi te. Prego. Anch'io ho fatto le scuole dell'Italia negli anni 60, ma sono l'utile ricordo del mio compagno di banco, Mancino, che a forza di perle ormai è stato per diventare l'Eforma. A parte questa volta di forza. Nemmeno io mi sento rappresentato da questo Parlamento, così come lei, però nel momento in cui lo dico provo anche un senso di disagio, nel senso che questo Parlamento, bene o male, in modo magari scomposto, in modo becero, esprime anche un'esigenza che è quella di riappropriarsi in qualche modo del potere decisionale, di portare il momento della decisione più vicino al popolo, diciamo così. E provo anche disagio per il fatto che invece la parte politica che io ho sempre sostenuto, seguito e anche votato è anche quella che, consapevolmente o meno, non lo so, ma ci ha consegnati in qualche modo a questo potere incontrollabile delle tecnocrazie sovragovernative, eccetera, eccetera. E quindi ti chiedo innanzitutto se anche lei o anche i presenti provano questo stesso disagio. Mi chiedo anche perché ormai il termine sovranismo di cui sono fine le cronache è diventato una parolaccia, quando invece almeno in un'accezione più nobile significa, o potrebbe significare anche appunto, come dire, riappropriarsi del potere decisionale. Come preferite, rispondo uno per uno? Sì, no, ecco, io sono assolutamente d'accordo su una cosa che lei dice, cioè che c'è, ed è questo come io trovo sintomaticamente positivo, evidentemente un'urgenza di riappropriazione della decisione politica rispetto appunto a questi organismi tecnico-governamentali che in qualche modo hanno tentato di realizzare un'utopia di controllo che conducesse la politica su un piano puramente di tecnologie funzionali. Però mi fermo qui, nel senso che appunto i tentativi che sono stati fatti di riappropriare quella decisione stanno producendo, a mio modo di vedere, un po' catastrofi, insomma, perché in Italia ci possiamo consolare in qualche modo dicendo ma però c'è stato un movimento dentro il quale questa evocazione del concetto di popolo è servita a provare a far ripartire i meccanismi o sogni di democrazia diretta, no? Nel Movimento 5 Stelle dell'inizio, oppure appunto in potere al popolo, eccetera eccetera. Il problema è che però, come dire, in tutto il resto dell'Europa questa stessa evocazione populista, tolto forse Manchon in Francia, è fatta e agitata dalla destra, insomma, e anche dalle più preoccupanti, insomma, no? Perché io qualche anno fa ridevo quando discutevo con dei ragazzi dei centri sociali che paventavano il nuovo fascismo, dicevo non lo vedo alle porte, adesso sì, lo vedo alle porte. Io credo che nei prossimi anni in Europa, ma non solo in Europa, basta vedere che cosa ha fatto Trump negli Stati Uniti, o questo, io sono settimane che ricevo messaggi disperati dal Brasile e la settimana prossima ne arrivano 3 dottorati dal Brasile, che cosa significa l'elezione di Bolsonaro appunto laggiù. Il problema qual è? Capisce? Cioè che il popolo ha una connotazione nel modo nel quale è stato evocato o viene evocato in questa fase storica, in termini, per come lo vedo io, assolutamente regressivi, cioè reinstallando un concetto di popolo identificato al popolo nazionale dei lavoratori bianchi e maschi, cioè che probabilmente, come dire, cerca anche nella sua versione più nobile di reinstallare qualche cosa che è stato superato, cioè il riferimento classico del soggetto politico fordista, no? Quando il maschio era breadwinner, dicono gli americani, no? Quello che portava il pane a casa,
lavorava a tempo indeterminato in fabbrica, era in qualche modo un sano lavoratore, e che però è una figura che, per come la vedo io, è stata in gran parte travolta dalla riorganizzazione dei processi produttivi. Non so se riesco a spiegarmi, no? Il problema è che quindi questa idea, no? Vi ricordate, come so, le polemiche che hanno animato la Brexit, grande movimento populista anche questo, ne pagheranno il fio, perché io credo che torneranno a pascolare le pecore, no? Uscendo dall'Europa, ma del rischio dell'invasione dell'operaio polacco, no? Vissuto come rivale rispetto al lavoratore inglese, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'ambivalenza che lavora questo concetto di popolo, che secondo me è tra il nostalgico, no? Quella figura del popolo lavoratore che in qualche modo i processi produttivi hanno messo fuori corso, e una rivalorizzazione di un concetto di popolo a desinenza nazionale, maschia e, se si vuole, eterosessuale, che, come dire, assume adesso una funzione potentemente reazionaria. La cosa buffa è che i modelli teorici del populismo che sono stati adottati anche da Grillo e da Potere al Popolo in Italia sono stati in realtà formulati da un filosofo argentino che si chiama Laclau, no? Dentro il quale il popolo, mi dice, e fondamentalmente sono stati usati ed elaborati per sostenere l'esperimento politico peronista, no? Dentro il quale però l'idea del popolo funzionava, lui dice, come un significante vuoto, cioè non come un popolo materiale, un popolo esistente, un popolo fatto di maschi che lavorano, di maschi nazionali che lavorano, eccetera, eccetera, ma come un significante vuoto che poteva essere evocato nella misura in cui tu riuscivi a articolare rivendicazioni, mi dice, sul piano equivalenziale, cioè realizzando di fatto quell'assemblaggio che anche per noi è il problema. Il problema è, si riesce a realizzare questo assemblaggio di processi di soggettivazione che riguardano le donne, i precari, gli immigrati, i facchini della logistica, chi volete voi, facendo riferimento a quel concetto di popolo, cioè appunto a un popolo che distingue il connazionale dallo straniero, a un popolo che distingue il maschio lavoratore dalle donne che soltanto riproducono, o dal maschio breadwinner come colui che porta il pane, che nei processi produttivi, come dire, l'hanno di fatto espulso dalle fabbriche. Io ho paura di no. Diciamo che nel concetto di popolo, in questo momento, un concetto al quale peraltro sono affezionatissimo e del quale condivido l'uso che si fa quando si cerca di veicolare attraverso di esso l'urgenza di riappropriarsi di decisione politica sulla nostra vita, io però credo che quel concetto di popolo, pur quanto io sia affezionato, non sia più sufficientemente utile. Però questa è la mia posizione. Intanto complimenti per l'esposizione, mi è piaciuta tantissimo. Riagganciandomi al concetto di big data, sì, se ne sentono di tutte in giro, sì, legate magari alla proposta del diritto di cittadinanza, sì, perché qua ognuno pensa se sia bene spendere questi soldi in una maniera piuttosto che in un'altra. Ne ho sentita una bellissima, non so se è capitata pure a lei. Uno mi ha detto: il reddito di cittadinanza dovrebbe essere dato ai ragazzi che trascorrono ore e ore davanti al computer, perché sono gli unici che producono veramente profitto. Non è male rispetto a quello che ha detto, no? Quando questa questione del reddito di cittadinanza abbiamo cominciato a introdurla noi appunto nel ciclo post-Genova, l'idea era, dico così, ma più o meno così, cioè il grande problema, per come lo vedo io, ma ripeto, qua adesso non sto parlando da filosofo, sto chiacchierando, no? Il vero problema è questa sproporzione clamorosa, che ci riporta al basso medioevo, per il quale dentro la cooperazione sociale allargata qualcuno accumula fortune clamorose, per di più senza nemmeno investire o mettere a lavoro, e una massa moltitudinaria, enorme, di milioni di persone che lavora senza sapere. Possiamo pensare a delle forme di redistribuzione
di questa ricchezza che altrimenti finisce tutta nelle tasche di Zuckerberg, degli azionisti di Google. E noi si ragionava esattamente su questo, no? Cioè sulla possibilità di una redistribuzione di quella ricchezza nella forma di un reddito di cittadinanza che fondamentalmente provasse a servisse a dare salario anche a chi in qualche modo non lavora perché è precario, non lavora perché è messo a lavoro in maniera intermittente, non lavora dentro i regimi della messa a lavoro tradizionali e che tuttavia però appunto fa cose, no? Produce profitto. Semina dati o viceversa, o viceversa, guardate che poi sto parlando anche di figura del lavoro, eh? Cioè io ho delle mie dottorande bravissime, parlano tre lingue, hanno fatto un dottorato a Parigi e portano le pizze per Deliveroo, 5 euro l'ora, no? Il problema è qual è? Che il modo nel quale questo tema forma di reddito, visto che il problema le pagano 5 ore per portare la pizza, ma anche questo, scusate se vi faccio sempre tribali, se vi annoio lascio perdere, no? Sanno poi scoprire quanto sei, che Deliveroo non è che ti paga le 5 ore per portare la pizza, tanto per cambiare, avete per cerchi Deliveroo, Glovo, queste robe qui, i ragazzini col motorino che portano, ce ne sono ormai 10.000, no? di queste cose qui, e non solo per il cibo, Glovo oppure Zucchi, quello che adesso c'è in Argentina, fa la stessa cosa, ma poi chiedigli che ti portino le medicine, le sigarette, il libro che vuoi comprare, qualsiasi cosa, d'accordo? Tutti pensano che ti pagano 5 euro l'ora o anche meno, perché sapete come funziona la realtà? Ve lo spiego, cioè, questi ragazzi, molte volte non sono neanche ragazzi, lavorano con un'application del cellulare, no? Tu metti quante ore sei disponibile a lavorare e la piattaforma si limita a mettere in contatto te che sei disponibile a lavorare, se sei libero, con quello che ha la commissione da farti fare, d'accordo? La cosa che abbiamo però capito, perché le mie dottorande sono intelligenti, lo fanno anche perché hanno interesse politico su questa cosa, è che Deliveroo non è che guadagna sulla commissione, cioè mettendo in contatto la pizzeria con il ragazzino della logistica che gliela porta a casa, no? E quindi il cliente. Fondamentalmente l'application funziona come un GPS che accumula dati, cioè Deliveroo, questa è l'ultima novità che ho scoperto l'altro giorno, sta comprando i ristoranti perché dopo aver per 3 anni tracciato l'intera città di Padova, sapendo quali sono le preferenze, quali sono le cose che vanno di più, dove sono i clienti, si costruisce le sue proprie cucine e mette a valore appunto di nuovo i dati che ha accumulato in quel modo. Allora, il reddito di cittadinanza, come lo pensavamo noi all'epoca come rivendicazione, era non quella cosa che sta passando adesso, cioè il modello che i nostri parlamentari stanno copiando dall'Arts 4 tedesco, cioè un reddito di inserimento al lavoro se tu fai, che ti obbliga però a fare i processi di riconversione, processi di formazione per prepararti per un lavoro nel momento nel quale sei disoccupato. Il problema era essere pagati semplicemente per quello che fai, perché quello che tu stai producendo, anche semplicemente dati, non sto parlando semplicemente di ragazzini che stanno a giocare, anche se, non so se lo sapete, sono cose straordinarie, sono venuto a sapere che in India ci sono bambini giovanissimi che vengono pagati per giocare ai videogame su internet e far aumentare il livello dei giocatori americani che si stufano a fare tutti i livelli per cacchio, non so, dei videogames che stanno facendo, no? Pagano il ragazzino che gioca 20 ore su livello inferiore, così poi loro si possono promossi. No? Sono queste forme qua di lavoro, non è che io penso semplicemente al ragazzino che cazzeggia tutto il giorno su internet, no? E probabilmente un reddito di esistenza, un reddito di cittadinanza andrebbe probabilmente concesso come forma di redistribuzione di quella ricchezza che altri accumula, mettendo a valore forme di cooperazione sociale, forme di esistenze che raccolgono dati e che magari qualcuno pensa che stiano semplicemente cazzeggiando e che invece producono, visto che poi qualcuno raccoglie.
cacate sono. E questo secondo me non è il reddito di cittadinanza come altri sta pensando di implementarlo appunto come forma di reinserimento al lavoro. Volevo però, scusate, fare la domanda che riguarda il tema di questa sera, e cioè l'eclissi della sinistra. Sì. Quella era una considerazione a latere. Io sono convinto che la sinistra in Europa, ma nel mondo direi, ha avuto una grossa pecca, non essersi interessata dei problemi di Africa, perlomeno dalla guerra d'Angola 1969 in poi. Io non mi ricordo che ci sia stata attenzione su cosa stava succedendo in Africa. E questo non ha consentito alla sinistra di elaborare una qualsiasi teoria che la possa mettere al riparo da fenomeni come quelli che stanno succedendo adesso. Perché la sinistra è in crisi, ma la spinta dell'Africa verso l'Europa determinerà il crollo totale della sinistra perché è impreparata a questa cosa. Sbaglio se dico questo, io sono convinto che l'Africa sta presentando il conto alla sinistra. Questo può essere, francamente non lo so, io quello che so, visto che appunto vengo da prima da Pechino e poi da Buenos Aires, ho fatto due voli intercontinentali in un mese, ma che a Pechino per esempio veniva rivendicato in un convegno di scienziati politici quando avevo invitato, veniva rivendicato lo straordinario investimento che stanno facendo i cinesi in Africa, miliardi e miliardi di dollari, che ovviamente loro vendevano in forma di cooperazione e che in realtà probabilmente stanno di nuovo producendo una forma di colonizzazione clamorosa, visto che l'Africa gli servirà come granaio. Dicevo che a me sembra, ovviamente il professore cinese che ce ne parlava in contrapposizione a Trump e spiegandoci quanto erano buoni i cinesi, in realtà credo che si tratti di un grande processo di ricolonizzazione, parte di quella guerra commerciale che stanno facendo con gli americani e che useranno dell'Africa tanto per i materiali preziosi, i minerali rari, quanto per farsi un denaro enorme, no? La stessa cosa i cinesi la stanno facendo in Argentina, stanno tutte le grandi piantagioni di soia in Argentina sono adesso a capitale cinese. No, quindi per dire anche lì le cose sono complicate, no? Qui però si entra in un campo, in un terreno di ragionamento sul quale non ho idee molto precise. Stiamo entrando in una fase brutta, nel senso che se già quella che abbiamo attraversato ha marcato la crisi della sinistra, io credo in gran parte perché hanno detto i più sbagliati questi. Cioè quando una ventina di anni fa hanno fatto le scelte con Blair e compagnia, no? Di inventarsi per forza via la globalizzazione dal volto umano, la globalizzazione dei diritti, appunto politiche di destra e di sinistra, ma modernizzanti, eccetera, eccetera, hanno proprio letto i libri sbagliati, no? E sapete, per me leggere i libri giusti è importante. Stiamo entrando in una fase brutta per le cose che dicevo prima, non semplicemente perché sta ritornando in auge il fascismo, lo dico in maniera molto disincantata, no? Ma perché stanno anche tornando rivalità infraimperiali clamorose, io francamente non so che cosa può succedere, no? Sempre i cinesi, 7-8 anni fa è successo che venne una delegazione del Comitato Culturale del Partito Comunista Cinese a fare una riunione con me, Tony Negri e altri due, perché io faccio parte di questo collettivo Euronomad, abbiamo un sito dove facciamo analisi politica, eccetera, eccetera. E abbiamo prodotto anche alcuni libri ed erano venuti con l'idea di interessare a discutere con noi della possibilità di tradurre alcuni dei libri che producevamo di analisi politica in Cina, no? L'ultima sera, dopo che ci siamo resi conto che la cosa non funzionava, uno dei rappresentanti di questa commissione si è svelato essere in realtà un membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. E a cena si è un po' rilassato e si parla di 7-8 anni fa, gli abbiamo detto, insomma, voi cosa pensate che farete? E lui ci ha detto, per i prossimi 4 anni niente, dopo guerra fredda. Cioè, l'avevano ben prima di Trump, guerra fredda. E dico, molto prima che venisse eletto Trump. Stiamo entrando in una fase assolutamente, secondo me, complicata di rivalità infraimperiali, di ritorni, di fascismi.
Sapete, poi già si dice che sta per partire una crisi economica superiore a quella della Lehman Brothers per l'esposizione clamorosa di debito irrecuperabile che ha General Electric negli Stati Uniti, no? Le azioni della General Electric stanno nella stragrande maggioranza dei fondi di investimento finanziario, dei fondi di pensione americani, da lì a cascata, no? Pare che sia una cosa che può capitare a brevissimo, disastro ulteriore. E sapete, il capitalismo molte volte si riorganizza con grandi cicli di distruzione creatrice, come dicevano loro, mm-hmm. Per cui che ci sia anche la possibilità di un ritorno di orizzonti di guerra non mi stupirebbe più di tanto in questo clima qua. E boh, non voglio essere catastrofico, però insomma. Io non so se mi porrei più il problema della sinistra, ecco, per dire in forma nel senso che è superato, no, nel senso che forse ci vuole il coraggio di inventare qualcosa di meno consolatorio, qualcosa di completamente nuovo da questo punto di vista, no? Deve essere tutto nuovo, cioè noi lo chiamiamo il comune, ma usiamo il termine comune perché per alcuni di noi il problema è di nuovo una prospettiva comunista, per dire, nel senso, però, come dire, in senso radicalmente nuovo, cioè assumendo il fatto che molti di noi erano quelli che il Partito Comunista della fine degli anni 70 voleva mettere in galera, insomma. Io no, perché ero piccolino, ma altrimenti sono arrivato a Padova come studente 4 mesi dopo il 70. Ci sono persone, l'ho detto in forma molto radicale e castica, ma spero si capisca cosa intendo dire, cioè c'è il rischio che continuando a pensare alla crisi della sinistra, continuiamo a collocarci non soltanto sulla scia di un lutto inelaborabile, e qua invece dobbiamo proprio elaborare il lutto e mettersi a fare cose, per come la vedo. Ma dall'altro rischiamo anche di continuare a usare una specie di idea consolatoria di sinistra, quella degli ultimi 20 anni, in cui, come dire, era un po' di progressismo, un po' di buona coscienza, meno conflitto possibile, no? I buoni sindaci, quando invece secondo me probabilmente dobbiamo attrezzarci per problemi e processi che richiedono forse di essere un po' meno buoni, un po' meno convinti, di essere un po' meno progressisti e molto più radicali, come la vedo io. Sono interventi? Altre persone? E scusate, avevo un'immagine, non so se riesco a esporla nei termini adeguati. Cioè c'è questo aspetto che è quello del mercato, un modo di produzione capitalistico che si è transnazionalizzato, no? Per cui dal fordismo siamo passati al toyotismo, giusto in tempo la produzione. Ma quello che io produco lo devo già avere consumato. Poi ci sono tutti questi aspetti di novità, di giovani che chattano e fanno, per cui le ricerche del mercato si sono velocizzate tantissimo e hanno trovato dei canali di sondaggio diversi, e questo è comprensibile. Però in una scala, diciamo, di categorie da 1 a 10, io occupo, penso, la seconda, la terza, quindi non è che sono uno che ha studiato, io sono andato a lavorare a 13 anni, a 8 lavoravo in nero. E a caso, perché ci danno, e quindi non è che io abbia capito, però una cosa che vedo è questa: a me mi appare questa immagine della realtà. Da una parte vedo che ci sono, per esempio, tutta una sorta di intellettuali che cercano di opporsi a delle dinamiche di mercato di un certo tipo, e sono occupo un certo livello della scala graduale, no? Per cui non so, da Eletto a, per esempio, alle ONG, eccetera eccetera, tante realtà che si muovono, e però lo scontro a me appare come se io sono distaccato da questa realtà qua, no? Non perché non partecipo, non perché non condivido, ma perché non ho la capacità di leggere chiaramente quelli che sono gli aspetti culturali dello scontro.
Allora, questa è la frattura, secondo me, che c'è oggi in atto tra le politiche, le scelte economiche a livello internazionale, gli scontri tra imperialismi, d'accordo, lasciamoli lì, ma nella relazione di una base dove ci sono dei rappresentanti di categorie sindacali da una parte che ci dovrebbero rappresentare e dall'altra ci sono dei partiti politici che dovrebbero difendere quello che è l'idea, l'immaginario della sinistra, io oggi vivo questa contraddizione qua proprio a livello culturale, dove ci sono all'interno delle strutture sindacali, no? Dei rappresentanti sindacali, persone che si dicono di essere di sinistra, ma sono dei leghisti. Quindi la realtà che viene avanti, secondo me, è quella che oggi come oggi, quello che viene determinato come populismo, cioè che nell'immaginario della gente attecchiscono idee di destra perché sono percepibili dal popolo, no? Perché il popolo gli mancano le difese, la base manca le difese culturali per potersi opporre. Secondo me l'errore che è stato fatto il fatto di aver dimenticato che la gente bisogna seguirla per settore, bisogna far portare avanti un'idea culturale in modo tale di costruire delle difese al nostro interno, delle difese mentali che ci permettono di fare in modo che le idee che circolano a livello generale non entrano nelle nostre teste e non ci portino via. Sono assolutamente d'accordo, dico anche di più. Secondo me è una cosa di cui si può dare una lettura sintomatica, tutta una serie di sdoganamenti che sono stati fatti di tipo culturale da parte di parlamentari, ex presidenti del Senato, ricordate, è stato violante prima a parlare dei ragazzi di Salò, no? Indicano semplicemente il fatto che si è prodotto uno distacco talmente clamoroso, no? Tra le espressioni ufficiali della politica, no? E la vita dei soggetti, per i quali chi fa politica pensa di fare politica semplicemente, dico già da livello sindacale in su, semplicemente come svolgere un mestiere, cioè è una pura lobby dentro la quale, come dire, il problema è semplicemente farsi eleggere e quindi sbracchi su tutto, inseguendo anche le posizioni più inguardabili del tuo nemico, perché ti rendi conto che là in qualche modo puoi raccattare voti, puoi cedere su questo e su quello. È questo che secondo me... Poi dico, nella mia esperienza personale io sono radicale, io ho votato una volta nel 79 perché diventavo maggiorenne, dobbiamo vedere com'è, non ho più votato, no? Io credo che appunto probabilmente questo sganciamento è anche quello per il quale, come dire, no? Posizioni culturali si sono ibridate, in seguito ecco just in time, no? Il sondaggio su qualsiasi cosa. E cambi le posizioni, come dire, no? Con la stessa velocità con la quale puoi mettere i like o i dislike in rete. Io perché faccio cose di questo tipo? Le faccio volentieri, fondamentalmente perché mi piace provare a parlare con la gente e cominciare là dove si può ribadire che ci sono cose che si dicono e cose che non si dicono, no? Provare a ricostruire un'idea di politica che non sia, come dire, semplicemente quella politica in appalto ai talk show e ai quei 10 personaggi che siccome non sono riusciti a fare altro nella vita hanno bisogno di farsi eleggere, magari cambiando posizione con una velocità clamorosa per continuare a stare dentro quel circuito. Per cui sono assolutamente d'accordo, insomma. Cioè il problema è, come dire, far circolare il discorso, ricostruire il discorso, su questo sono assolutamente d'accordo. Allora,
anzi c'è un intervento adesso, però se qualcuno vuole intervenire ancora decida rapidamente se farlo, perché altrimenti rimaniamo qui e dice basta, invece poi dai, forse no. Solo per chiedere se dobbiamo ancora immaginare che c'è bisogno di sinistra o dobbiamo rassegnarci e pensare all'altro. Io lo dico perché non essendo più tanto giovane, piccoli o poco, posso stare altro, ma immaginando di poter mettere a disposizione quel poco che ho acquisito in 50 anni di esperienza, occupandomi anche alla politica, riuscire a rassegnare oppure pensare che c'è bisogno, non so. Io credo che ci sia ancora bisogno. Bisogno c'è, ma scherzo, bisogno c'è sempre. Cioè io faccio professore universitario, sono cattedratico e la settimana scorsa ero davanti ai cancelli dell'interporto di Padova a fare i picchetti con gli immigrati della logistica, con Fachini, sindacalizzati dei sindacati di base, egiziani, marocchini, est europei, perché credo sia giusto farlo. Però non avanti anch'io. Il problema è la domanda di politica, no? Io credo che c'è fondamentalmente sempre, ed è questo, se dovessi pensare che cos'è la sinistra del in questi termini qua, appunto non è semplicemente consolatorio, pensare di essere dalla parte del giusto e così via. È che la scena politica è sempre continuamente riaperta da quella che con un filosofo francese mi piace chiamare la parte dei senza parte, no? Cioè di coloro che sono sempre in qualche modo esclusi nelle parti della città ma che non possono partecipare, no? Immigrati clandestini, precari, donne che non sono valorizzate in quanto donne dentro questi spazi qua, no? E che ciò che muove la politicizzazione è sempre l'effetto di scardinamento che la parte del senza parte produce sui piani della cittadinanza. Ciò che muove questa parte del senza parte è sempre una richiesta radicale di uguaglianza e di libertà. Ecco, finché ci saranno richieste radicali di uguaglianza e di libertà, io sono qui ad accompagnarmi. Ci saranno sempre. Io sono un insegnante, so poco di Foucault e so poco di filosofia, anche di politica, però sentendo quello che è stato detto fino adesso, sento che la scuola è un'istituzione in cui veramente si vede, credo, il fallimento anche di tanto che si era pensato. Io sono un insegnante in uscita dalla scuola, quindi sono entrata molto tempo fa, non è cambiato assolutamente nulla. Credo che anche Giuseppe possa dirmi che nella scuola non l'istituzione è rimasta. Allora io mi chiedo, io ho sentito delle analisi, paradossalmente ho sentito delle analisi attente, io poi tra l'altro mi hanno interessato moltissimo dei nuovi modi di produzione, dei dati, eccetera, eccetera. Ma ecco, a me piacerebbe sentire, oltre alle, diciamo, alle iniziative personali importanti, come quella per esempio della nave che raccoglie i migranti e così via, mi piacerebbe pensare anche se in un'istituzione come la scuola, così ordinata, i ragazzi sono... Quelli che pensano che i ragazzi non siano ordinati, che siano maleducati, che siano ingovernati, non è vero niente. Questi ragazzi ogni mattina prendono tutti la stessa strada, con lo zaino sulle spalle, entrano in classe, c'è la pelle, insomma hanno delle modalità magari diverse dalle nostre, ma l'ordine c'è ed è un ordine ben preciso, che non si è mai scardinato. Allora io mi chiedo, come mai non esce un po' un pensiero di costruzione anche di cambiamento, no? Sì. È questo che... Su questo non ho idee molto precise. Quello che posso dire è che anch'io ho insegnato per molti anni in scuola superiore, e ho una lunga formazione di precario anch'io, adesso una volta sono studenti che mi attaccano perché sono un barone, sì, attaccato.
Mi sono fatto 15 anni tra estero, Germania, Francia, precariato scolastico, scuola. Ho vinto il concorso per l'insegnamento dei licei nel 90. Ho vinto il concorso per l'insegnamento dei licei nel 90, ma il posto l'ho avuto nel 97. Insomma, sono una vita semplicissima. Quello che si nota, io credo, è però, come dire, come è cambiato il ruolo della scuola. Nel senso che, appunto, nella grande epoca disciplinare, la scuola era una scuola che permetteva di formare gli individui da mettere al lavoro. L'impressione che ho io, adesso, anche per l'esperienza che ho fatto negli ultimi anni, è che la scuola è stata contemporaneamente impoverita di risorse metodicamente, no? L'università ancora di più, ma metodicamente, e ne è stato completamente ritrascritto il ruolo, cioè come se la scuola adesso fosse un pezzo fondamentalmente di supplenza delle carenze familiari, per cui è stata investita di corsi di educazione alla salute, il corso per la patente, il corso per il computer, no? È come una specie di salvagente nella crisi del welfare e nella crisi del welfare familiare che sta finendo anche quello, no? Che sia dunque proprio per questo, probabilmente anche entrare in una situazione un po' caotica dalla quale si fa fatica a farle uscire. Cosa che è possibile fare soltanto, io credo, se gli insegnanti, prima che i ministri o gli studenti, si riappropriano del proprio ruolo, della propria passione e provano a immaginare che cosa può essere adesso la scuola. Perché capite, io ho una poche certezze nella vita. Una delle quelle che ho è che l'intelligenza non è un bene scarso, no? E che i bambini non è un bene scarso, che i bambini sono molto intelligenti. Sono molto su una pura potenza che richiede di essere attuata e che la scuola, per come è concepita adesso, rischia di agire più come un contenitore che non come un innesco di creatività e potenza. E forse, come dire, però in questo lo dico perché anch'io sono andato in una scuola, ci sono anche delle responsabilità da parte degli insegnanti che si sono molte volte, come dire, lasciati andare allo sconforto e alla perdita del mondo sociale che gli corrisponde. Non so. Non c'è più nessuno? No, riguardo a questa ultima. C'è un intervento? Sì, uno o due. Riguardo a quest'ultima cosa, mi è venuta in mente una risposta di una bimba che oggi ho visto nel telegiornale, che c'è una fiera di giocattoli per bambini e c'erano tutti questi bambini che trovavano vari giochi, no? E c'erano i droni, c'erano queste diavolerie di oggi e poi c'erano le costruzioni. E questa bimba ha detto, le hanno chiesto che cosa preferisci, che costruiscono le costruzioni, perché lì posso creare tante cose. Ecco, quindi io penso che non sia tutto perduto. Guarda, la mia bambina l'anno scorso, 3 anni in giro di Buenos Aires, non è perché è mia figlia, in giro di Buenos Aires mi passeggiavamo e mi dice: papà, tengo una pregunta o una domanda. E in quei momenti in cui io divento io, perché come dire c'è questa intimità con la bambina che mi sembra, dimmi amore, cosa c'è? Ho una domanda: che cos'è il pensiero? Tipica domanda da bambino. Come si fa ad assumersi la responsabilità di essere insegnanti sapendo i danni che puoi fare? Perché non è perché è mia figlia, capite? Cioè, è che i bambini sono così. Il problema è, come dire, sarebbe, come dire, prendersene cura di questa potenza. Scusate, parla lei. Prego. Cosa pensa di quello che sta succedendo in Francia? Questa è l'ultima dei giacchetti gialli. Credo che
sia l'equivalente un po' ritardato di quello che è stato la firmata del movimento dei Forconi in Italia. Un po' di caos. Io credo che, come dire, no, sono cose da leggersi sintomaticamente, capisco la signora, è rilevante. Discutendo con un amico due giorni fa, dicevamo che probabilmente ciò che produrrà l'esplosione di qualcosa di simile al Movimento 5 Stelle anche in Francia, e che modifica molto lo scenario politico francese. Però secondo me, certo, sono queste emozioni, no, sintomatiche. Non so se vi ricordate i Forconi. Sì. Durata due mesi, e poi sono certo che Francia, come spesso capita in Francia le cose, perché è sempre stato così, sono sempre esplosioni di radicalità clamorosa, e più delle volte però su brevissimo periodo. Vedremo, non so, il 68 francese. Esatto. Il 68 francese dura un mese, con l'italiano dura 10.